Ciao ragazzi, sono Ricky, quello come potete vedere è il Vesuvio alle mie spalle e questa è la puntata di How to be Visitors Napoli. Ok, siamo arrivati a Napoli, siamo appena usciti dalla stazione centrale e la trovate subito così, insomma. C'è sempre un traffico della Madonna e tutti suonano con il clacson, vero? Perché qua piace trombare. Va di moda. Va di moda. Quindi ecco, si presenta così il primo impatto e poi, vabbè, adesso ci incamminiamo verso il centro storico. O no? Sì. Allora, mentre vi dirigete verso il centro, camminando dalla stazione, potete mangiare un sacco di prodotti tipici napoletani. Mentre nel sacchetto del socio abbiamo dei fritti... Zeppole e panzarotti. Zeppole e panzarotti. Ecco, camminando dalla stazione si... Dove stiamo andando adesso, per la precisione? Siamo sul rettifilo, andiamo verso... Rettifilo, Corso Umberto, andiamo verso il mare. Il mare. E Raffa, siamo sempre in via, ricordiamo? San Gregorio Armeno. San Gregorio Armeno, che è la via famosissima per i presepi e per la precisione stiamo guardando il laboratorio e anche negozio di... Di Virgilio. Che è operativo, ricordiamo, da che età? 1830, c'è scritto là. E voilà. Famosissimo, famosissimo. Per le statuine. Esatto. E lo vedete sempre in TV. Fatto. Via caratteristica di Napoli che adesso andiamo a visitare comunque più a fondo. Subito dopo usciti dalla via dei Presepi ci si inoltra per Spacca Napoli, che è la via, ricordiamo, socio che divide Napoli un po' a metà. Se voi guardate da lassù c'è una strada lunga chilometri che divide un po' Napoli a metà. A metà. E adesso siamo in Piazza del Plebiscito. Di qui facciamo una rapida panoramica. In totale circa avremmo camminato mezz'oretta dalla stazione. C'è anche il bar qua, il caffè del professore, che sì, è famosissimo a Napoli. Esatto. Quindi guardando la Piazza del Plebiscito, sulla vostra destra trovate il caffè del professore, che è uno dei caffè migliori di Napoli e quasi d'Italia, anche di riferimento. E guardando i due cavalli che adesso ve li inquadro, uno è qua e uno è esattamente qua, partendo da questo punto che è l'inizio della piazza, se tenete gli occhi chiusi non riuscite a andare in mezzo ai due cavalli. Sul mare, con alle spalle il Vesuvio, sorge Castel dell'Ovo. Castel dell'Ovo. Che cos'è? Cazzo, sei napoletano, minchia, almeno che cos'è il castello. Va bene, allora Raffa non ha studiato, ma comunque è un castello bellissimo, sorge proprio sull'acqua. È veramente caratteristico, però ti rimando a settembre. Vabbè. Impreparato. Okay. E adesso ci dirigiamo verso Argellina. Siamo già a Argellina. Ok. Lungomare. Lungomare. Pochi passi dal porto di Napoli troviamo il castello di Maschio Angioino ed è veramente bello e con 6 euro si può anche entrare dentro e salire sopra le torri per guardare Napoli dall'alto. È uno spettacolo che merita, quindi ve lo consigliamo. Allora, ci troviamo in via Cesare Sersale, dove praticamente dal 1870 fanno la migliore pizza di Napoli. Si chiama Pizzeria da Michele. È un po' difficile da vedere perché non è molto appariscente. Allora, questa è la pizza da Michele, che è una delle pizze più famose di Napoli.
E cosa particolare è che si possono ordinare solo pizza margherita o normale o medium, oppure la marinara, non ci sono altri ingredienti. E queste sono le pizze e adesso le andiamo a assaggiare. Socio, allora dove siamo qui? Eccolo, siamo a Vico Equense. Sempre in provincia di Napoli. Sì, dove sono nato. Dove sei nato? E è veramente un paesaggio bellissimo, è spettacolare. L'acqua, se si riesce a vedere, adesso ve la zoomiamo, è veramente limpida anche qui. Eccola lì, vedete le sfumature. Ci sono discrete spiagge. Ci segnala il socio abbastanza, non molto economiche, diciamo. Allora, ci stiamo dirigendo verso la spiaggia di Positano. E il paese è veramente, veramente caratteristico, italianissimo vorrei dire, è bellissimo. E adesso appunto andiamo a vedere i colori del mare, oltre che a vedere i colori del paese, insomma, di Positano, che si trova sulla costiera amalfitana. Un posto, un paese uno più bello dell'altro, quindi vi consigliamo di farla tutta la costiera amalfitana, perché merita. Siamo arrivati in spiaggia e è nera e di sassi. L'acqua è anche bella. Non c'è molto spazio per fare il bagno perché ci sono un sacco di imbarcazioni anche che attraccano qua in riva. Però volendo uno se si vuole rinfrescare può anche farlo. Sicuramente la cosa più importante è il paesaggio che c'è alle vostre spalle. È veramente mozzafiato. E poi se uno vuole rilassarsi può anche farlo e mettersi qua in spiaggia libera. Fabri, buongiorno. Ci sono anche i parcheggi, per cui è abbastanza comodo. Questo lo do. Vabbè, ma tanto siamo qua. Allora, socio, dove siamo qui? Qua siamo a Cetara, costiera amalfitana. Spettacolare, vediamo i colori bellissimi delle case. Siamo sotto praticamente una collina. Eccola là. Dalla spiaggia si vede il paese. La spiaggia anche bella, abbastanza diciamo di sassi, però l'acqua è molto, molto limpida. Adesso non so se si rende l'inquadratura, però molto pulita l'acqua. Ed è anche località balneare turistica, o no? Sì. No. Quindi si potrebbe rimorchiare durante il giorno. C'è uno come te rimorchia. Io no. Ed ecco, per non farci mancare nulla, gli scavi di Pompei. Li vediamo inquadrati in questo momento. Stiamo facendo una rapida panoramica. Abbiamo un po' di alberi davanti. Lasciamo Napoli, terraferma, per dirigerci verso Capri. A Capri, teatro di numerose fiction d'amore, e per cui adesso io e il mio collega ci baceremo. Dagesh. Allora, siamo arrivati a Capri. E il porto è questo qui, vi inquadrolo pure, eccolo qua. E a pochi passi dal porto dove vi lasciano, e ricordiamo che le partenze sono da Castellammare di Stabia e anche da Sorrento, e prendete una piccola imbarcazione che con 36 euro vi porta a Capri, e direttamente dal porto si può andare fino in centro a Capri, che sono 20 minuti a piedi, oppure potete prendere la funicolare e poi dal centro di Capri, che è proprio diciamo all'apice di quest'isoletta, si può andare a Marina, e dove ci si può stendere in spiaggia proprio. Quindi adesso iniziamo a camminare, andiamo al centro di Capri, facciamo un giro lì a piedi e poi andiamo a buttarci in spiaggia in mare aperto praticamente. Per arrivare in centro sono tutti scalini, quindi è anche abbastanza duretta. La funicolare mi sembra una buona alternativa comunque. Ma noi siamo forti e siamo per il save your money, per cui risparmiamo.
Ecco, noi siamo partiti da là sotto, ok, e le scalinate partono e arrivano fino a fino a su qua. È duretta perché il dislivello è tanto, però veramente bellissimi paesaggi. Ok, lasciandoci Capri alle spalle, seguiamo per Marina Piccola, che è la spiaggia di Capri, che vediamo in questo momento qui, e si scende per questa scaletta. Come punto di riferimento tenete il monte, che è maestoso, e quindi giù di qua, verso Marina Piccola. Siamo arrivati in spiaggia a Capri, quindi alle mie spalle sono i faraglioni. Le spiagge sono piccoline, è un ottimo diversivo per spezzare dalla giornata di turismo che si fa in centro. L'acqua è anche bella e si può fare snorkeling. Allora, grazie per aver visto Out We Visitors Napoli. Vi lasciamo con alle spalle i faraglioni. E seguiteci anche sulla pagina Facebook Out We Visitors e con tutte quante le altre mete turistiche. Un abbraccio da Ricky e da Raffa, che sta tenendo in mano la telecamera. Ciao a tutti.